Mister, al 25esimo del primo tempo Chirico non assegna il rigore. Ce la racconta la partita dal 25esimo, cosa è successo? Detto così è andare una responsabilità troppo grande a un giocatore che sta facendo un ottimo campionato. I rigori si possono sbagliare, non sarà nel primo né l'ultimo, lo doveva battere lui e non è stato quello sicuramente il problema. Penso che abbiamo fatto un buon primo tempo, che avremmo meritato sicuramente di andare a riposo in un risultato diverso, e in questo momento magari qualche episodio che ti può andare a favore non ti ci va, e in una squadra che sicuramente non siamo adesso nel nostro splendore della massima forma può anche essere utile un episodio un po' positivo. Sicuramente abbiamo preso gol su una doppia deviazione, più o meno su una punizione dopo 9 minuti, ora non mi ricordo, e al di là del rigore abbiamo avuto delle occasioni per poterla riequilibrare. Poi nel secondo tempo ci siamo un po' disuniti, come spesso accade, ma abbiamo una situazione di condizioni fisiche un po' diverse che dobbiamo cercare di riequilibrare, e ovviamente devono giocare per cercare di rimetterli in sesto. Entro in Di Stefano Live Sicilia. Mister, comprendo la posizione scomodissima nella quale si trova. Devo però per forza chiederle, perché altrimenti non farei il mio dovere, se alla fine della partita, per come sono andate le cose fino ad oggi, non semplicemente per questa partita, ha pensato alle dimissioni, se si è già confrontato con la società, cosa immagina adesso che insomma accade da stasera in poi. Per quanto riguarda le dimissioni, vede, è un discorso un po' complesso. Faccio un esempio per farle capire. Io ho 2 figlie a casa, una di 13 anni, quando mercoledì mi ha scritto «Come stai?», io gli ho scritto «Un po' giù», e lei mi ha scritto «Mi ha insegnato a me di non mollare mai, non puoi mollare te». Quindi penso che sarebbe un senso di vigliaccheria. Poi è chiaro che io so che faccio un mestiere dove da un giorno all'altro puoi essere a casa, e quindi rispetto qualunque decisione. Posso dire con estrema fermezza che fino ad oggi ho avuto una società che mi fa lavorare bene, mi dà sostegno a me, dà sostegno ai ragazzi, non ci fa mancare niente. A volte si pensa che quando le cose non vengono ci siano per forza dei problemi. Nella nostra situazione non ci possiamo appellare a nessun alibi di problemi, perché non abbiamo nessun problema né tra la squadra, la società, l'allenatore, l'allenatore. È un momento difficile dove a volte tutto magari può sembrare impossibile. Oggi sotto certi aspetti abbiamo avuto un atteggiamento buono dentro la gara. Mercoledì sicuramente non abbiamo fatto la stessa prestazione, quello è un rammarico. Oggi abbiamo affrontato una squadra che ha dimostrato di essere superiore a noi in questo momento, perché sotto l'aspetto mentale magari qualcosina paghiamo, devo dire, nel senso di fiducia e sfiducia. Devo dire che il campionato è molto lungo, non so cosa succederà e non mi interessa. Questa squadra ha sicuramente dei valori umani e anche calcistici. In questo momento qualche difficoltà a livello numerico sicuramente ci pesa, perché in determinate zone siamo veramente ridotti. Però penso che dobbiamo pensare a quello che è giusto e quello che è sbagliato, e se pensiamo alla partita di mercoledì la dobbiamo analizzare in maniera negativa e dire a noi stessi che dobbiamo fare determinate cose. Oggi io ho poco da recriminare i ragazzi per l'atteggiamento che hanno avuto e per quello che hanno dato. Poi possiamo andare a dire che nel secondo tempo avremmo potuto spingere un po' di più, però ci sono stati avversari che nel primo tempo li abbiamo messi in grande difficoltà e non è stato facile nel secondo tempo ribadire quello che abbiamo fatto nel primo tempo. Buonasera mister, Marco Zappalà per City Zone e Radio Amore. La classifica purtroppo è molto deficitaria, la partenza, l'avvio di stagione è al di sotto delle aspettative, o meglio delle nostre magari aspettative. Al triplice fischio c'è stata una contestazione molto importante da parte di tutto lo stadio Angelo Massimino nei confronti suoi, nei confronti della squadra, anche nei confronti della dirigenza. Credo che la sua idea di gioco sia un'idea di gioco per cui serve tanta pazienza, tanta fiducia e serve tempo. Alla luce di questo, ha mai pensato in questi 2 mesi, da quando è arrivato a Catania, che forse questa non sia la piazza adatta
a lei non sia la piazza adatta alla sua idea di gioco? Grazie. Prego, bella domanda. No, è normale ricevere una contestazione a fine gara, perché è indubbio che siamo al di sotto di quello che sono le aspettative. Poi andare a mettere come obiettivo il primo posto è pericoloso, ma non per qualunque squadra. Gli obiettivi vanno un po' a breve termine, perché giocare con un obiettivo a lungo termine può essere pericoloso, però è chiaro e lampante che siamo al di sotto di quello che noi possiamo dare. Lo so io per primo, lo sanno i ragazzi, e per quanto questo è riguardo la prima domanda. Per quanto riguarda la mia idea di calcio, io penso che non ci siano piazze. È chiaro che si è parlato tanto, no, di tempo. Bisogna avere magari la serenità di poter fare determinate cose, ma io tante partite ho rivisto tante cose che provavamo. Era un po' che non riuscivamo a esprimerci come nel primo tempo di oggi. Erano due o tre partite che eravamo andati un po' in fase calante. Oggi abbiamo fatto un primo tempo di nuovo con determinate soluzioni che ci hanno permesso poi di trovare anche un po' di occasioni da gol. Non credo che ci sia una piazza o una soluzione o una situazione. Credo che in questo momento, sai, abbiamo un po' pochi centrocampisti a disposizione, ne abbiamo tre, e dopo un po' è normale che in mezzo al campo qualche variante la devi avere, quindi rischi di cambiare spesso il sistema di gioco e magari non essere più fluido come potevi essere in un determinato momento. Ora piano piano dobbiamo cercare sia di recuperare i ragazzi che sono fuori, e anche tipo Michele Rocca, che si è dimostrato un professionista perché è rientrato giovedì col gruppo, ma ha lavorato con Giovanni Petralia prima per mettersi in condizione, è riuscito a reggere 90 minuti, però ora bisogna vedere mercoledì in che condizioni è, perché dobbiamo stare attenti a diverse situazioni. Quello che un po' più dispiace in questo momento è non poter utilizzare un po' tutta la rosa a disposizione, ne arrivano due, ne perdiamo due, è una situazione un po' difficile sotto questo aspetto, però non credo che ci sia una piazza migliore piuttosto di un'altra. Esiste il fatto che a volte determinate partite, episodi possono anche condizionare sia il risultato immediato che anche quello poi nel lungo termine. Però oggi io ho rivisto delle cose che mi sono piaciute e penso che possa essere di nuovo un punto di partenza, ovviamente andando a ricercare un risultato diverso. Sì. Buonasera mister, Vittorio San Giorgi, il Quotidiano di Sicilia e Tutto Sport. Faccio un passo indietro alle sue dichiarazioni di ieri. In prepartita diceva una gara questa, insomma, che si prepara da sola, è una squadra che probabilmente lei, insomma, sentiva pronta per affrontarla e per andare avanti nel campionato. Le chiedo se questi 90 e passa minuti al di là del risultato hanno confermato questa sensazione e se lei crede che ci siano ancora i presupposti per andare avanti e per invertire la rotta, perché insomma è inevitabile che si debba fare. Guarda, durante la partita, per tutto il primo tempo, io ho avuto la sensazione con i ragazzi che erano lì vicino a me, perché poi non è che puoi trasmettere con tutti che stessimo bene sia fisicamente che mentalmente. Infatti abbiamo avuto diverse situazioni per poter appunto andare al pareggio. Per me i ragazzi la partita l'hanno fatta, sotto l'aspetto dell'atteggiamento hanno fatto una prestazione buona. È chiaro che poi il risultato condiziona tante cose, non dico che avremmo meritato di più, non è quello il mio interesse. Sicuramente a riposo sarebbe, magari il risultato poteva essere diverso, però sostengo che i ragazzi abbiano fatto la partita che potevano fare, che dovevano fare, con un risultato che tutti ci aspettavamo diverso. Per quanto riguarda se si può andare avanti, io penso che nella stagione ci saranno sempre delle difficoltà. Noi non abbiamo mai ricercato alibi in cose, ma dall'inizio dell'anno un po' di problemi all'interno di infortuni, cose così l'abbiamo avuto, e dobbiamo cercare di soffrire insieme. Se devo pensare a quello che ho visto mercoledì, a quello che ho visto oggi, che mercoledì abbiamo preso gol paradossalmente alla fine, però non è stata una partita che ha lasciato qualcosa. Oggi qualcosa i ragazzi deve aver lasciato. È chiaro che erano tutti molto giù, molto dispiaciuti, e noi siamo comunque uomini e persone e viviamo di emozioni e sentimenti, ed è normale che in questo momento non abbiamo il morale altissimo. Vorrei vedere chiunque al nostro posto avere il morale alto, sarei un ipocrita a dire il contrario. Abbiamo bisogno di qualcosa che ci possa portare a, e dobbiamo ritrovarlo in noi stessi, nel nostro gruppo, nel nostro rapporto all'interno dello spogliatoio, cosa che oggi si è visto, si è intravisto durante il primo tempo, durante il riposo, quando eravamo dentro gli spogliatoi. Dobbiamo ricercare questo e dobbiamo cercare di reagire tutti insieme.
Mister, buonasera. Mister, buonasera, concetto Shudo New Sicilia Sport & Joe. Senta, fino adesso la società le è stata vicina, ha fatto quadrato intorno a lei. Sente ancora questa fiducia piena come ieri? Guardate, questa domanda a me... Io sono molto educato, penso, perché cerco sempre di rispondere con educazione, perché devo rispettare il lavoro, no? Però mi è stata fatta veramente, ma dall'inizio dell'anno, una trentina di volte, non da lei, no, in generale. Ora è capitato lei. È la prima dispiace. Volta che gli ho chiesto. No, ma non è. No, giuro. No, non solo, è in un contesto diverso, magari da lei. No. Lo fai il primo giorno, guardi, giusto. No, oggi. Non è una critica lei, perché me l'hanno fatta già di 5 minuti fa. Io. Da questa società ho sempre avuto sostegno, ma la cosa più bella per un allenatore è quella che ho sempre avuto la possibilità di lavorare bene, non hanno fatto mancare niente né a me né ai giocatori. Nel calcio contano i risultati ed ovviamente è giusto che ogni società faccia le proprie valutazioni. Io la fiducia della società me la sentirei anche se oggi dovessero prendere determinate decisioni o se la dovessero prendere tra un mese, perché per me è importante che mentre sono stato qua ho avuto l'opportunità di lavorare con persone corrette, a modo, e che mi hanno dato tanto sostegno e soprattutto tanta presenza. Quindi questo è quello che mi sento di dire. Poi io non so cosa può decidere la società e non posso indurre nessuno a fare. Io quello che so è che è una società che Catania deve essere contento di avere. Oggi magari si vede in ottica diversa perché abbiamo pochi punti, ma si lavora bene, si sta bene, si riesce a guardare al futuro. Oggi noi non stiamo dando una mano a livello di risultati, dobbiamo cercare di costruirci qualcosa per cercare di far capire un po' di più questo che sto dicendo io. Grazie. Scusi, ma non è legato a lei, era proprio per dirle. Giustissima la sua replica, assolutamente. Grazie. Angelo Asciuto, Catania Mente, RSC. Mister, alla luce, cioè lasciando stare il campo, i risultati, tutto quello che vogliamo, ma alla luce di quanto successo oggi anche nei suoi confronti, mi riferisco alla contestazione, non pensa che il rapporto con l'ambiente, con la piazza sia già compromesso, o pensa che magari, qualora ovviamente questo matrimonio tra lei e il Catania dovesse andare avanti, è una cosa recuperabile? Grazie. Vabbè, io penso che nella vita tutto sia recuperabile e penso che nella vita tutte le persone possano cambiare idea, ok? È normale che io sono il primo responsabile ed è giusto che la piazza contesti me, perché sono il, diciamo, davanti a tutti i ragazzi che stanno facendo le cose nel modo giusto, quindi è giusto che la contestazione arrivi prima a me che ai ragazzi. Per quanto riguarda il matrimonio, anche qua sin dall'inizio il calcio è fatto di risultati, è normale che se oggi avessimo 28 punti, dico un numero a caso, sarei considerato il numero uno per Catania, giusto? Quindi è normale che oggi io non venga considerato un allenatore all'altezza, un allenatore preparato, fa parte del mio mestiere, ma penso che tutti possano cambiare idea nel caso poi le cose dovessero cambiare. Sta a me, ai ragazzi, far passare i fischi che giustamente ci stanno piovendo addosso in applausi che sicuramente la gente non vede l'ora di tirare fuori.